Sì. Buongiorno a tutti. Scusateci per il ritardo con cui iniziamo. Stamattina riprendiamo il lavoro iniziato ieri con gli impasti, diciamo, di questi prodotti per fare il croissant, il cornetto all'italiana e la pasta sfoglia. E Sergio, il nostro esperto, che gentilmente si presta per questa attività, si presenta e inizierà, diciamo, a parlare della laminazione, dell'incasso, laminazione, diciamo, dei nostri prodotti. Sì. La lezione di ieri, comunque, la trovate su Facebook, registrata, in modo che magari potete prendere visione e prendere nota, diciamo, del processo, diciamo, di impastamento dei prodotti. Passo la parola a Sergio. Buongiorno ragazzi. Allora, rinnovo il fatto di andare a guardare la lezione di ieri perché nelle ricette che io oggi vi ho scritto là potrete notare che non c'è il procedimento volutamente, in modo che voi sforzate un po' i neuroni, mi ascoltate e andate a scrivere sotto quello che è stato fatto, perché io vi ho dato una ricetta fattibile, ma se voi non prendete atto di un corretto impastamento, quale spiego nella lezione di ieri, ma dopo comunque una piccola infarinata la diamo, è inutile che avete una ricetta. È come prendere la patente, salire su una Ferrari e partire. Cioè, se non sapete guidare una Ferrari, alla prima curva andate fuori strada. Quindi è molto importante andarvela a vedere per capire il giusto processo di impastamento. Ve lo scrivete poi sotto a ogni ricetta, in modo che magari fra qualche tempo riprendete in mano la dispensa, vi viene voglia di fare un cornetto e sapete dove andare a intervenire, perché sennò ve lo scordate. Oggi ve lo spiego, ma se non ve lo scrivete, sicuramente ve lo scordate. E quindi sarebbe un po' inutile poi avere una ricetta che non riuscite poi a elaborare nel tempo. Allora, io sono un ex alunno del Panzini, ho finito la scuola nel 2000, allora non c'era un percorso di pasticceria, c'era solo cucina, sala e ricevimento, quindi nasco come cuoco, ho fatto le mie prime esperienze in varie cucine in Italia, all'estero. Per poi nel 2009 cambiare, essendo comunque sempre stato predisposto anche nei ristoranti al discorso pasticceria, cambiare e buttarmi completamente sul campo della pasticceria, anche se continuo a fare consulenza anche in cucina. Benissimo, fatta questa piccola presentazione, direi che possiamo incominciare. Siccome che abbiamo prodotti che devono lievitare 2 o 3 ore, l'impasto l'abbiamo fatto ieri, oggi lo andiamo a sfogliare, vi spiegherò un attimino la tecnica di sfogliatura e il perché. Poi in piccoli gruppi vi metterete negli angoli, faremo insieme i cornetti, i saccottini, qualche prodotto che metteremo subito a lievitare, quello che avanza lo finite e lo mettiamo in congelamento che magari loro se lo cuociono i prossimi giorni, e in modo che dopo ci rimettiamo seduti. E andiamo ad approfondire un po' il discorso sfogliatura, riprendo un po' in mano il discorso impasto e ve lo spiego a grandi linee. Già quello che vi spiego oggi, comunque, mi raccomando, scrivetelo. E soprattutto, se avete qualche domanda, ditemela, perché magari io do per scontato certi termini che voi ancora non conoscete. Anche perché, francamente, il percorso che oggi Rossi, professore, vi vuole far vedere è un percorso che arriva un po' alla fine della carriera di un pasticcere, cioè un discorso un po' particolare, un po' importante, dove insomma bisogna prestare un po' di attenzione. Ok, allora abbiamo fatto 4 tipi di impasto: l'impasto salato, dove ricaveremo alcuni prodotti, tra cui il croissant, l'impasto francese e l'impasto italiano, che per chi non sa la differenza, l'impasto italiano è quello che ha la forma del cornetto. Ok?
a forma del cornetto è il tipico impasto italiano, dove dentro c'è una presenza di uova, dove l'impasto francese non ha. Quindi subito la differenza primaria è che l'impasto francese è dritto, un cornetto dritto, un croissant, senza la presenza di uova all'interno. Il cornetto italiano invece ha fatto a mezzaluna, anche se noi oggi lo proporremo dritto, però la differenza sostanziale è che non ha presenza, cioè ha le uova il cornetto italiano, il francese no. Si vede anche un po' dal colore, anche se ieri avevamo le uova un po' chiare, un po' bianche. Allora, è importante usare un burro da incasso, che adesso è leggermente freddo, aspettiamo qualche minuto prima di poterlo lavorare. Allora, come funziona la laminazione? Noi abbiamo un impasto, come tutti gli impasti, devono essere, una volta fatto l'impasto, deve avere un momento di riposo. Questo riposo serve per diversi motivi. In termine tecnico si chiama anche puntata in massa. Questa puntata serve soprattutto per cominciare a mandare avanti l'azione del lievito, che comincia a mangiare i vari zuccheri, scomporre i primi amidi, li mangia e li risputa fuori sotto forma di anidride carbonica, e l'anidride carbonica sarebbe quella cosa che fa gonfiare l'impasto, ok? Quindi l'impasto gonfia per due motivi: uno, perché i lieviti vanno a mangiare gli zuccheri e scomporre gli amidi sono dei zuccheri complessi, ok? Vanno, prendono l'amido, lo tagliano, si formano, da complesso diventa uno zucchero semplice, come lo zucchero normale, sputa fuori, lo digerisce e lo butta fuori come sotto forma di anidride carbonica. L'anidride carbonica va dentro l'impasto e gonfia, ma gonfia perché noi abbiamo creato comunque una maglia glutinica, un impasto forte. L'impasto forte fa sì che questa anidride carbonica trova l'impasto forte e invece di uscire lo spinge verso l'alto, perché l'impasto è forte. E questo è importante perché viene fatto con una farina idonea all'utilizzo per i grandi lievitati. Ok? Quindi una farina idonea per il grande lievitato, una farina con tante proteine, con tanto glutine, forma un glutine forte, l'anidride carbonica non riesce a uscire. Se invece usiamo una farina più debole, esempio quella per le paste frolle, non è in grado di formare un glutine così forte, l'anidride carbonica si forma, ma incontra un impasto debole, lo rompe, lo strappa, noi non ci rendiamo conto, ma lo strappa, l'aria esce, e quindi noi vedremo che questo non lievita, o lievita solo un centimetro invece di diventare una palla gonfia. E poi soprattutto ce lo ritroviamo nel forno. Ok? Quindi ieri abbiamo usato delle farine importanti, con tanto glutine, e lo vedete dalla confezione dietro, su proteine, cioè valori nutrizionali, no? Carboidrati, grassi. Ci avete presente quando comprate un alimento, dietro c'è la tabella nutrizionale? Non so se ci avete mai fatto caso, no? No? Dove c'è tutte le percentuali. E la voce proteine è importante perché per fare un prodotto del genere, scrivetevelo, serve le proteine che vanno almeno 13-14%. Ok? Una proteina al 12% invece è più indicata per fare un pane e non una brioche dove c'è tanto grasso, tanto zucchero. Ok? Poi quando entrerete nei laboratori professionali, tutto questo discorso proteine andrà un po' a farsi friggere, perché le farine tecniche a volte non vanno a pari passo con le proteine, ci sono altri valori. Che dovremmo prendere in considerazione. Però per una farina commerciale questo valore va bene. Un'altra cosa che potrete fare a casa è miscelare, perché le farine con quel tenore proteico difficilmente lo trovate, quindi potete fare, non so, metà farina Manitoba, vi serve un chilo di farina forte? Fate metà farina Manitoba e metà farina zero, che magari trovate sul commercio, che ha
il 12, l'11,5, no? Potete miscelare queste due farine e portate a un valore proteico che è intorno ai 14. La Manitoba ce n'ha 16, ok? E non va bene, è troppo forte. Quindi non fate l'errore di fare una brioche solo con la Manitoba. Potete un attimino miscelare. Ok. Allora, per fare i croissant serve questa cosa chiamata laminazione o sfogliatura. La laminazione praticamente non è nient'altro che inserimento di un grasso dentro l'impasto che viene incassato in un certo modo che io adesso vi faccio vedere. Questo lo lasciamo qua, dopo la rimetto qua. Sì? Sì, sì. Allora, come dicevo, ragazzi, questa è una cosa, è una teoria molto importante che voi dovete un attimino capire. Non è semplice. Però l'importante è che capite cosa succede. Allora, io prendo... Allora, innanzitutto è importante il rapporto pasta... burro, cioè quanto burro per quanta pasta, c'è un'oscillazione, una percentuale. Io solitamente uso un rapporto di 3,5 di pasta su 1 di burro. Cosa vuol dire? Spieghiamolo in numeri. Allora, solitamente in Italia si usa il rapporto 4-1. Cosa vuol dire? 4 parti di pasta, una di burro. Se noi lo andiamo a mettere in numeri, sono 1 kg di pasta, 250 grammi di burro. Perché 250 per 4, quindi 4 parti, sono 4 di pasta, 1 di grasso, vuol dire 1 chilo di pasta, 250 grammi di burro. Più semplice, sono 4 kg di pasta, 1 kg di burro, considerando che i panetti che noi compriamo sono da 1 kg, ok? Cioè l'industria va insieme ai pasticceri e capisce l'esigenza. Io faccio il mio impasto, 10, 12, 15 kg, faccio tutte palle da 4 kg, perché so che il mio panetto da 1 kg è perfetto per accogliere quella percentuale di pasta. Ok? Questo è per un cornetto italiano. In Francia, invece, è molto più burrosa e fanno dei rapporti addirittura da 3-1, ma anche da 2-1, qualche pasticcere. E quindi 2 kg di pasta, 1 kg di burro, o 3 kg di pasta e 1 kg di burro. Cosa cambia da queste cose qua? Cambia che c'è meno burro nella sfogliatura, quindi viene qua un sapore più delicato, c'è meno burro. Solitamente questo succede quando abbiamo un impasto importante. In Italia il cornetto italiano c'è il limone, l'arancio, la vaniglia, tanti grassi, tanti zuccheri, abbiamo un impasto importante e quindi vogliamo sfogliarlo, ma comunque attenerci a quello che è l'aroma che c'ha già l'impasto, ok? Qua invece in Francia l'impasto francese è neutro, non c'è vaniglia, non c'è niente. È acqua, farina, un po' di zucchero,
cioè non è molto aromatico. E quindi perché fanno questi rapporti importanti col burro? Cioè vanno a togliere la pasta e aumentare la percentuale di burro, perché è proprio il burro che darà l'aroma al nostro croissant finale. Sappiamo pure che la parte nord d'Europa col burro ci vanno a nozze, cioè noi in Italia siamo più abituati forse al sapore del grasso dell'olio extravergine, meno del burro, magari più al nord, mentre in nord Europa come in Francia invece usano tanto burro e quindi il burro ha una concezione diversa nelle tavole dei, soprattutto dei francesi, per esempio. Io su questa proporzione che avevo dato ho fatto dei panetti da 3,5 kg circa, 3,4 kg, 3,6 kg. Quindi io oggi userò un rapporto di 3,5 a 1. Ok? Quindi 3,5 kg di pasta e 1 di burro su tutta la linea. Quindi secondo me 4 kg, come si faceva una volta in Italia, è troppo, mi viene una brioche troppo morbida, poco sfogliata. Preferisco una brioche leggermente più sfogliata, leggermente più croccante all'esterno. E allora tolgo un po' di pasta dal rapporto e di conseguenza, togliendo la pasta, il burro rimane sempre uno, ma è di più in percentuale su questa pasta qui, no? Mi seguite? Ok? Quindi oggi useremo il rapporto 3,5-1, che non è per forza giusto, non è giusto, non è sbagliato, è un mio modo di interpretare la brioche. Andrete a lavorare... Quindi è soggettivo, nel senso. È soggettivo. Che volendo, una volta che conoscono. Voi dovete capire che esistono questi rapporti, ok? Esistono questi rapporti, voi in base al prodotto che volete ottenere, scegliete questi rapporti, ma l'importante è conoscerli tutti, farli tutti, assaggiarli e prendere una decisione finale. Io sono arrivato a questa conclusione dopo vari tentativi, non ero contento del rapporto 4-1, era secondo me troppo morbido, e quindi, boh, ok? Allora, quindi oggi andremo a lavorare sul rapporto 3-1. Allora, importante adesso, esistono tanti tipi, dopo ve li faccio vedere, adesso andiamo avanti veloci, così dopo facciamo subito. Io oggi ve ne farò vedere sostanzialmente uno che lo useremo per tutto, ma dopo ve ne farò vedere altri che non useremo, ma per farvi vedere come si incassa il burro dentro l'impasto. Questo processo si chiama incassamento del burro dentro l'impasto. Ok? Io lo faccio in un metodo moderno che è venuto fuori recentemente, diciamo, che sennò la gente chiudeva tutti a libro. A libro vuol dire che prendevamo i lati laterali, questo è più stretto, e andavamo a chiudere in mezzo, così. Qua c'è il burro dentro, si chiude a libro, ok? E poi si passa. Questo magari lo facciamo nella pasta sfoglia, ve lo faccio vedere. Noi oggi, e poi si partivano con 3 pieghe da 3. Quindi si piegava a 3, si sfendeva 3 volte. Processo lungo. Oggi facciamo diversamente. Andiamo a incassare, si chiama incasso con piega. Guardate bene cosa faccio qua, poi registratevi la lezione. Allora, io stendo il mio panetto, ok? Il mio pastello. Pastello in termine tecnico è questo, il magro, pastello è la parte magra e il panetto è la parte grassa, ok? Lo metto sul bordo in modo che mi rimane a 3/4. La parte che avanza la piego dentro, vedete? Qua deve rimanere fermo, non si deve piegare, eh? La piego dentro, la allungo un attimino e poi questa parte qua la ripiego all'interno. Quindi noi qua cosa abbiamo fatto subito? Già un incasso con piega a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 strati di pasta, 2 strati di burro. Ok? Adesso non ci fossilizziamo su 3, 2, 4, che sennò andiamo in confusione.
però l'importante è che capite che tipo di piega ho fatto. Come la svolgiamo questa adesso? Allora, una volta che voi avete, questa è una cosa importante, una volta che avete piegato così, poi, anche se fate col mattarello, non dovete mai stendere dalla parte della chiusura, ok? Ma sempre dalla parte dell'apertura. Quindi dovete girare la vostra pasta di 90 gradi e procedere alla stesura. Prima però, visto che ho il burro un po' freddo, do una piccola allargatina alla pasta da questo punto qua. Quindi tecnicamente un po' freddo significa che il giusto equilibrio sarebbe avere l'impasto e il burro alla stessa temperatura. Alla stessa consistenza. La stessa consistenza, questa è un'ottima domanda che un attimo me ero dimenticato. Allora, per avere la stessa consistenza dobbiamo avere l'impasto a circa 3-4 gradi, quindi da frigorifero, e il burro che va, questo dipende anche dal burro, dai 10 ai 15 gradi. Questo dipende dalle caratteristiche di ogni burro. Con queste gradazioni abbiamo più o meno la stessa consistenza. Questa è una domanda importante. Una breve introduzione sui grassi e sul burro, vero? Quindi abbiamo parlato di cosiddetti burri tecnici. E questo è un burro tecnico. Cioè già laminato, si dice in gergo, proprio per le operazioni di sfogliatura. E questa c'aveva un colpetto? Cioè come, così? Quello che fa Sergio adesso è la laminazione, la sfogliatura. Non me lo allarga. Allora, un mattarello. Questa sfogliatrice è un po' vecchiotta, non c'ha abbastanza spessore, diciamo. Allora interveniamo un attimino per abbassare un po'. Vediamo se adesso ce la passa. No, non va. Allora mi metto sul tavolo. Guarda, giusto per abbassarla, ecco, fino a quello spessore lì. Ci dà sempre le nostre soddisfazioni. Oh, in questo caso dobbiamo abbassarla un po' a mano perché la sfogliatrice non ha lo spessore massimo, è troppo poco per comunque un panetto del genere. Sfogliatrici più grandi, come quelle che noi abbiamo in laboratorio, hanno uno spessore molto più alto e riusciamo a sfogliare anche pezzi un po' più importanti. Penso che ci siamo. Sì. Allora, come dicevo, allarghiamo un po' qua. Esatto. Quindi adesso io l'ho solo allargata per aderire bene il burro dalla pasta. Giriamo a 90 gradi come avevo detto prima, quindi l'ho allargata dallo stesso verso, dal verso che avevo detto che non si deve stendere, però io l'ho solo allargata a 2 centimetri, ok? Adesso la giriamo a 90 gradi, quindi dalla parte aperta, e cominciamo. Dovete andare giù lentamente, perché se andate giù troppo forte con lo spessore rischiamo che poi vi si strappa l'impasto, ve lo prende, ve lo mangia. Non è lo spessore che io faccio la prima piega è a 8. Vedete? Se vedete qua, c'è la parte più chiara, vedete il burro che sta dentro, vedi? Qua ancora non c'è,
lo andrà a prendere adesso quando lo pieghiamo. Questo è burro, quello trasparente che vedete, bianco, è burro, che sta per essere incassato. Allora, adesso facciamo le pieghe. La prima piega, ne faremo due, una da 4 e una da 3, invece di fare 3 pieghe da 3. E le faremo tutte e due in sequenza, senza riposi. Questo perché abbiamo messo l'impasto 16 ore, 18 ore in frigorifero, il glutine si è rilassato e possiamo farlo. Se vogliamo fare 3 pieghe da 3, invece ne potete fare 2 subito, poi lo mettete a riposare mezz'ora in frigorifero e date l'ultima piega. Questo dipende da che tipo di sfogliatura vogliamo tenere. Io voglio una sfogliatura dentro leggermente più larga, non fetta, non stretta, come si faceva una volta, e quindi faccio solamente una piega da 3, una piega da 4. Allora, le pieghe, la piega da 4 e la piega da 3. La piega da 3 è semplice, perché io mentalmente divido l'impasto in 3, faccio così e faccio così. Cerchiamo di arrivare sempre... C'è un coltellino? Io tolgo sempre le parti in eccesso. Allora, quindi la piega da 3 è semplice. Quindi 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Si chiama piega 3 perché abbiamo 3 strati. Quindi poi si gira a 90 gradi e si procede da sfogliare dalla parte aperta, non dalla parte chiusa. Ok? Però io la faccio dopo la piega 3. Prima faccio la piega da 4 e ve la faccio vedere. È semplice. Allora, prendiamo una piccola porzione, la pieghiamo, piccola. Poi andiamo a fare questo lavoro qui, quindi diciamo... un quarto, tre quarti. Vabbè, questa è la piega da 4 evoluta, perché quando venivo a scuola io si faceva piegare a metà. Sì, questa è la piega da 4 evoluta perché non mi va a creare tensione, su, adesso lo faccio vedere, si aggiusta qua e poi si porta qua. Capito? Cosa succede? Quello che facevi te, sta chiusura, ce l'avevi qua. E quindi qua nell'angolo creava un dislivello, creava una lampa. Invece qua, io adesso la stendo, se tira bene. Allora, questa è la piega 4, quindi 1, 2, 3 e 4. L'avete capita? Ok? Comunque dopo guardatevi anche il live. Dimmi. Una domanda potrebbe essere quella: perché hai tagliato il pezzettino di pasta? Ho tagliato il pezzettino di pasta perché io sono un perfezionista. Questo pezzettino di pasta era storto, potevo anche adattarlo all'interno, ma non mi piaceva. Tutti i ritagli che voi fate, che faremo qua, li andremo a rimpastare insieme facendo delle veneziane, facendo delle brioche. Ok, quindi non va buttato via. Questi qua o si fanno delle brioche oppure si ributtano nell'impasto il giorno dopo. Questo è un impasto dove non c'è burro. Qui non c'è il burro incassato, ok? L'ho tolto apposta. Se ci fosse stato burro, lo usiamo su degli altri parametri. Si fanno sprechi, nemmeno in pasticceria. Esatto. Qui è una cosa importante che si fa solo ultimamente. Una volta non si faceva. Io pratico dei tagli qua nelle pieghe, ok? Perché una volta non si faceva, una volta questa era la piega, giro e vado. Invece abbiamo visto che se io taglio qua, apro la pasta e do la possibilità al burro, adesso quando sfogliamo, di arrivare fino alla fine della pasta. Se io invece lascio la pasta unita, cioè quel centimetro, il burro lì non ci arriva, non ci arriverà mai, ok? Avremo una sfogliatura poi alla fine irregolare. Numero due è che io vado a togliere tensione all'impasto, ok? Quindi io tagliando libero,
taglio la maglia glutinica, proteica, e riesco ad andare molto meglio. Adesso allarghiamo sempre da questa parte, perché mi servirà di arrivare fino a qui, e poi giriamo e sfogliamo. Allora, spiegata questa parte qui, dopo andremo più veloci, eh? Ancora un pochino. Allora, già vedete che il burro, avendolo tagliato, il burro è arrivato proprio al limite, cioè al limite della sfoglia. Se io avessi lasciato la piega, il burro rimaneva dentro, almeno di 3-4 mm. Piega su piega, questi 3-4 mm vanno a togliere una linea di perfezione del burro, salta, e te lo ritrovi anche nel giro della sfogliatura. Andiamo avanti adesso un po' più veloci, eh? Quindi l'ho girato a 90 gradi e lo sfogliamo dalla parte giusta, dalla parte dove c'è meno tensione. Qua arriviamo a 6, quindi prima piega 8 mm, seconda piega 6 mm. Qui procediamo con la piega a 3. Quindi, come vi dicevo, cerchiamo di arrivare bene ai lati. Se si stringe, cerchiamo di tirarla ai lati e poi... Ok, quindi 1, 2 e 3. Questa qui adesso noi la mettiamo in frigo perché è pronta. Adesso noi dovremo stenderla e procedere ai nostri croissant. Però c'ha bisogno di riposare una mezz'oretta in frigorifero, perché noi adesso con questa pratica abbiamo stressato il glutine, stressato la pasta. Se la stendiamo adesso e facciamo i cornetti, i triangolini si ritirano, non va bene. Allora è meglio farla rilassare il glutine. Il glutine come funziona? Appena fatto l'impasto è duro, poi si rilassa. Ogni volta che lo andiamo a smanettare, o per impastarlo, o per sfogliarlo, o per formarlo, non so, devo fare i maritozzi, si riprende e poi si rilassa in fase di lievitazione. Ogni volta che noi lo tocchiamo, il glutine si riprende e poi ci vuole un tempo più o meno lungo, dipende dalla forza della farina, che per farlo rilassare. Ok? Allora, questa è pronta, lo mettiamo in abbattitore? Ci mettiamo questa sopra alla meglio, non c'è problema. Copri, non copri. Oh, se vuoi anche in frigorifero, se... Può andare anche bene nel frigo, sì. Sì, come vuoi. Non male. Quindi prendiamo un'altra, sempre l'impasto francese, prendiamo un altro burro, che nel frattempo, intanto vi faccio vedere cosa vuol dire usare un burro tecnico, che lo prendete e lo muovete, cioè non penso che voi a casa riuscite a fare queste cose col burro, ok? Questo è un burro che ha modificato, l'azienda ha modificato la struttura portandola ad alzare il punto di fusione da 28 gradi a 32. Questi 4 gradi in più ci consentono di lavorare a temperature più sofferenti, soprattutto in estate. Ricapitoliamo. Mettiamo il burro a 3/4. La parte più lunga la mettiamo all'interno. Schiacciamo bene.
e la parte la rimettiamo dentro, formando una piega a tre, cercando di, con la pasta, di andare a coprire tutto il burro. Gli diamo una botta. Cornetto italiano è più giallo? È più giallo perché all'interno ci sono? Non c'è lo zafferano, eh? Andiamo avanti. Solito discorso. Sfrutto un po', eh? Vedete, quando siete in produzione dovete fare questo: uno incassa il burro, un altro lo appiattisce. Chi vuole una mano? Allora, adesso ti faccio mettere dentro una piega. Allora, questo è italiano, francese, ok, italiano, italiano. Andiamo con l'impasto salato. Chi vuole mettere dentro un burro? Venite? Dai, venite. Allora. Allora, cosa devi fare? Devi innanzitutto sistemarti la pasta in base a questa lunghezza. Quindi questa è troppo larga e troppo corta. Quindi cosa dovresti fare? Cercare di tirarla, stringerla e allungarla almeno fino a qua, in modo che c'hai la giusta proporzione. Ok? Questo te lo metto qua. Dai. Te lo allunghi in modo... Lo metti anche uno sopra l'altro, eh? Esatto. Brava, adesso fai una prova, metti il burro sopra e vedi se è abbastanza. Se non è abbastanza, continui. Ci sei, brava, sei al limite. Ma no, va bene, dopo te lo tiri, ti aiuti qua. Quindi prendi questa, te la metti sopra. Ok, adesso tirandola arrivi fino a qui, perfettamente rettangolare. Ok, allarga qui. Qua, così, brava. Cerchi di appiccicartela. E poi con una mano questa ti tieni qua. E con questa vai su, ti dai il limite. Non so, io uso la mano per darmi tutte e due. Puoi fare anche solo il burro e poi pasta, eh? Burro e poi pasta. Vedete che il burro lo piego e non si spezza? Perché non è troppo freddo. Se fosse troppo freddo si spezzava. Se fosse troppo caldo non riuscivi a piegarlo, quindi è la giusta consistenza. Benissimo. Dopo con la mano ti dai una piccola pressata tutto. Italiano? Italiano, 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 francese. Salato è là, lo mettiamo qua giù.
Lo provate? Mi passi un burro, prof? Allora, come dicevo lei, questo è il burro. Dobbiamo tirarci la pasta nella grandezza del burro e che ci serve per fare questa piega. Cioè, nella tua immaginazione devi già vedere la pasta che fa questo movimento. Quindi adesso ti apro il burro, tu devi stringere e allungare la pasta, quello che ti serve, non di più, per fare questo incasso. Il burro te lo lascio qui, in modo che tu sempre cosa c'hai? La visione della pasta e la visione del burro. Prima parti con stringere, ok? Sempre, perché già stringendo un po' si allunga. E qui già sei in linea, vedi? Te lo lascio qui apposta perché tu con gli occhi vedi. Te lo allunghi un attimino, così, così. Cerca di non fare le cose storte, eh? Cerca di allungarla dritta. Ok, fai la prova burro, al limite, al limite. Ci sei. Adesso prendi questa parte, la pieghi su qua, esatto. Poi te la porti dritta, cerchi di dargli una forma, bene. Dritta qui, schiacci bene, lo fai aderire. E poi questa parte qui te la porti sopra. Puoi anche fare come lei, prima il burro e poi la pasta. Non sormontare, bravo. Ok. Oh, siamo lenti, dice il professore. Ok. Dai, vado avanti con la sfogliatura. Ok, togliamo la tensione senza tagliarvi le mani. Allarghiamo leggermente da questo verso. E diamo l'ultima piega.
Piega da 3. Così ormai lo cambiate. Ok, allarghiamo bene, leviamo la tensione e mettiamo a riposare. Oh, francesi, se vuoi li puoi mettere anche tutti insieme. Questo è l'italiano, vero? Non gli basta. Piega 4, andiamo bene, cerchiamo di essere precisi, più si è precisi, meno scarto si fa. Se lavorassimo a caldo, quello che succedeva negli anni. Larghiamo sempre dalla stessa direzione. Se lavorassimo a caldo, cosa succede? Chi mi risponde? Se io lavoro con un impasto d'estate che lo faccio, lo lievito, lo abbasso e poi incasso il burro. Cosa succederebbe? Si scioglie cosa? Burro. E cosa succederebbe? Quando io stendo col burro sciolto. Cosa? Anche, quindi va a sporcare tutto. Ma la cosa fondamentale è che il burro, spingendo, si incorpora alla pasta. Si incorpora alla pasta e cosa succede? Che la sfogliatura non viene, perché la sfogliatura viene per un motivo ben preciso, perché abbiamo uno strato di pasta e uno strato di burro, uno strato di pasta e uno strato di burro. Se il burro in quel momento non c'è, perché è stato incorporato alla pasta, noi capiamo bene che viene un altro prodotto, o viene diverso. È quello che succedeva nelle tipiche brioche, che incontravamo al mattino in molti posti, anche adesso, soprattutto dal fornaio. Dal fornaio non c'è una mentalità di croissant così, e quindi molte volte dal fornaio andiamo incontro a dei croissant lavorati di fretta. Lavorati di fretta, a caldo, non con la tecnica del freddo, e quindi abbiamo dei prodotti
molto più morbidi, molto più briosciati e molto meno sfogliati, nonostante magari usiamo le stesse percentuali di burro. Quindi questo vi fa capire come un prodotto uguale, una ricetta uguale, in base alla lavorazione diversa, ci va a modificare il prodotto finale. No, quello metti in frigo. No, quello me lo dai. Il pezzo che ho tagliato, che era troppo lungo da una parte, lo possiamo mettere come compensazione di questo, ok? Allarghiamo sempre da questa parte. E giriamo. Piega 3. Andiamo col salato. Quindi sempre piccola allargatina dalla parte della piega. Anche se sforza. Poi giriamo a 90 gradi e procediamo ogni volta con le sfogliature. Sì. Quarti, un quarto e via. Uno, due, tre.
sì. Qui ci vuole la patente almeno dello scooter. Almeno dello scooter, perché sennò... Allora, questa è la salata, questa è ancora salata. Ti faccio partire direttamente da qua. Allora, come funziona? Vai giù, vai verso di là. No, vai di qua e ti va verso di là.
Me lo metteresti nella tasca, per favore? Cortesemente. Brava. Adesso abbassi. A 6. Per fare la prima piega da 4 arriviamo a 8, pieghiamo a 4. Stendiamo fino a 6 e poi pieghiamo a 3. Piega 3. Bene. Sì. Vediamo un pezzettino. Arrivami a guarda qui, senza andare cercare di andare troppo sotto. E qui. Più fate una cosa precisa, bella, para, e più avete una sfogliatura regolare. Molto importante. Sì. Qui devi essere un po' delicata, eh. No, al tappeto non ci arriviamo. Ancora un po' più forte, ma se arrivi un po' sotto non succede niente, così va bene. Parti dall'alto. Perfetto, dai, strappa. Brava. Adesso questa qui me la porti su con una mano, ti tieni qui, in modo che senti la pasta che non sormonta questo. Qua devi arrivare fino a qui. Esatto, con la mano ti dà la distanza. Ok. Ok, rimane la pasta sfoglia, ragazzi, e poi partiamo, eh. Allora, rapporto pasta-burro, pasta-sfoglia è diverso. Solitamente, se vedete la ricetta della pasta sfoglia, avete un chilo di farina, ok? Che con l'acqua e gli altri ingredienti, eccola qui, pasta sfoglia al vermouth, è una cosa storica, 50 anni fa già lo facevano. Quindi il vermouth è un liquore un po' marsalato, secco, dà un po' il profumo, niente di che. In questo caso la ricetta comprende la panna, in parte con l'acqua, solo perché ho voluto portare un po' di grassi all'impasto. Ricordo che l'impasto si chiama magro e poi c'è il grasso. Potete togliere la panna e farlo solo con l'acqua, ok? Non è un problema. Avrete una pasta sfoglia più croccante, più dura, più rigida. Ok, dipende cosa vogliamo fare. Esempio, se volete fare un mille foglie va bene. Però io dico sempre che una piccola percentuale di grassi nell'impasto della pasta sfoglia, in questo caso io l'ho messa dentro con la panna, ma potete fare tutta acqua, magari mettere una noce di burro, dà quella morbidezza, quella fragranza all'impasto che un po' fa la differenza. Qui il rapporto burro è sempre, o quasi sempre, pari alla quantità di farina. Quindi se noi abbiamo un impasto totale che è 1.600, questa se la pesiamo sarà 1.600, abbiamo un chilo di burro, quindi il rapporto è
1,5, no? Apporto circa 1,5, 1 di burro. Solitamente si mette tanto burro quanto è la farina. Ok, nell'impasto? 4 kg di farina, quella pasta andrà sfogliata con 4 kg di burro. Quindi magari dividete il pastello in due e ogni pastello lo fate con 2 kg di burro, perché non ve la prenderà. Qua adesso vi faccio vedere la sfogliatura a libro, l'incasso del burro a libro. Quindi andiamo a prendere il pastello freddo di frigorifero, sempre per il motivo cui vi ho detto prima, perché dobbiamo assolutamente lavorare col freddo quando lavoriamo col burro in laminazione. A casa mettetelo in congelatore per un po'. Allora, cercate di allargarlo quanto vi serve. Allora, qua il burro, questo è idoneo per quando fai tanta pasta sfoglia. Allora io, che quindi c'è un impasto che può allungarlo, questo è un chilo, cosa faccio? Mi taglio il mio burro a metà e lo uso come se fosse un panetto più piccolo. Ok? Quindi andiamo a fare questa operazione. Mettiamo al centro. Mettiamo al centro, portiamo a metà, l'altra metà, cerchiamo di chiudere bene, e qua mi sono allargato un pelo troppo, tolgo un po' la pasta in eccesso. Ok? Chiusura a libro. Qua andiamo subito a stendere dalla parte come... La teoria sfogliatura è sempre la stessa, quindi invece di andare dove c'è tensione, andiamo verso là. E io faccio anche un taglio. Sempre perché voglio che il burro mi arrivi dappertutto. Un pelo di farina. Qua dobbiamo comportarci diversamente. Dobbiamo dare 4 pieghe. Possiamo darle tutte da 4, se vogliamo un certo tipo di prodotto. Possiamo darle una da 3 e una da 4. E poi una da 3 e una da 4. 4 pieghe, 2 le diamo in successione, come abbiamo fatto per i croissant, poi siamo costretti a mettere in frigorifero, finché facciamo i croissant questa riposa un attimino, gli diamo altre due pieghe. Questa non ha bisogno di lievitazione, è una pasta sfoglia, quindi la lavoreremo abbastanza velocemente. Arriviamo sempre a 8. Andiamo, leviamo la tensione. Possiamo allargare un tantino questa parte qua.
per appiattire il burro e continuiamo. Ok, adesso diamo un'altra piega a 4, ma dobbiamo metterla a riposo. Bene, allora, abbiamo le paste matte colorate per fare il croissant bicolore. Non so se l'avete mai visto, ma penso di sì, no? Avete mai visto i croissant bicolore? Quelli con le righe nere? Con le righe rosse? Ok. Allora, il colorante ci vuole l'idrosolubile, quello che si scioglie con l'acqua, idroacqua. Io ieri non ce l'avevo, ce l'avevo al lavoro ma non l'ho preso, abbiamo trovato qua un colorante liposolubile, quindi che si scioglie nel grasso, lipograsso. Però ecco, non mi ha colorato molto, quindi di solito faccio una brioche con un rosso intenso. Oggi la vedremo un po' più delicata, però l'importante è che vediamo il risultato finale, insomma, che vedete come avviene. Allora, io direi che col francese posso prendere. Sì, penso di sì. Allora, come facciamo? Andiamo a stendere. Allora, cosa fondamentale, la ricetta che vi ho dato è giusta, cioè gli ingredienti viene fuori più o meno 800 grammi, è giusta per una stesa da 3,4 kg. Quindi se volete fare la proporzione, fate le divisioni, portate a un chilo di pasta, sapete quanto ogni chilo di pasta ci vuole per questa pasta qui. Io l'ho fatta sempre su grande scala, quindi non c'ho il conto preciso, ma dopo lo possiamo fare anche insieme. L'allarghiamo un po'. Ciao. Sta venuta un po' più morbida. Cos'è il francese questo? Quello che era qui? Ah, questo? No, no, il francese. Il francese l'abbiamo già messo dentro. Allora, come procediamo? Prendiamo il lato chiuso. Cerchiamo di togliere
tutta la farina. Andiamo ad appoggiare sopra. Bene. Cercando di far aderire. Poi togliamo gli eccessi che non ci servono. Snerviamo qui la pasta perché prima non l'ho fatto. Andiamo con un po' di farina perché questa è venuta un po' più lenta. Ci abbiamo messo forse un po' più di acqua. E rischiamo che dopo ce la prende. No, allarghiamo qua sì un pochino. Solo per portarla all'altezza del panno. Ancora un pochino. Ok, stendiamo dalla parte giusta, quello di farina leggera, la farina pochissima, non ci deve proprio andare la farina, però questa è venuta un po' più lentina e allora per un po' di più di sicurezza a quanto stendevi alla fine? 3? Quindi ok, vediamo, così siamo a 4. Sì, guarda, prendo un attimo. C'è un mattarello più grande per caso? Più lungo più che altro. Va bene. Vediamo qua. Togliamo tutto. C'è un pennello per togliere un po' di...
Allora, andiamo a togliere la farina in eccesso, sempre. Abbiamo degli stampini in alluminio? Tipo per fare il tortino al cioccolato, quelle cose lì. Monoporzioni, sì. C'è anche un po' di burro spray. Una ventina. Ok, c'è, posto. Ok, adesso facciamo i croissant. Come procediamo? Facciamo così. Ci diamo. Cerchiamo di mettere appareggiamento. Poi. Leviamo lo scarto. Sì. C'è una bilancia per caso? Voglio vedere se indicativamente le facciamo da 65-70 grammi. Ci stiamo. Buongiorno. Ok. Qua arriviamo con le brioche. Mi dai... Ah, la pasta ce l'ho. No, no, questo adesso perché voglio fare le postazioni. Guarda, queste se me le metti un attimo... Quanto è il battitore? Sì, sì. Un attimo ce le mettiamo. No, perché più che altro c'ho sta pasta qui che è un po' morbida. C'ho paura che mi si attacca. Me le metti un attimo nel battitore. Allora ragazzi, sì, un attimino, facciamo delle, sì sì, adesso li faccio venire giù, adesso volevo vedere infatti, allora, questo lo mettiamo in frigo e quest'altri, sì.
Allora, ragazzi, io direi che intanto qualcuno viene giù e comincia a fare questi qua. Tre persone. Tanto dovete venire giù tutti, quindi dai. Voi tre, una, due, tre, dai. Allora, li facciamo mettere là? Sì, così qua continuo. Venite là, distanziatevi, un metro. Li mettiamo in lastra, quelle che avanzano le facciamo una lastra con tutte attaccate e le mettiamo in abbattitore, sì, in negativo. Allora mi serve una lastra dove andiamo a mettere questi stampini, una lastra di stampini, una lastra di brioche e una per le trecce. Quindi uno, quelli che ci vengono. Burro spray che abbiamo, dov'era? C'era il burro spray, non lo vedo? Eccolo. Allora ragazzi, vi faccio vedere una prima forma. Andiamo a imburrare gli stampini. Prendiamo delle righe lunghe 20 centimetri. 20 centimetri e larghe 2. Andiamo a fare delle spirali, a rotolarle come una chiocciola su se stessa e le andiamo a mettere giù. Ok? Quindi te, come ti chiami? Virginia. Allora, lo prendi. Lo arrotoli stretto, piano piano, non ti corre dietro nessuno. E li fai lì. Ok? Poi abbiamo fatto una riga doppia, più corta, intorno ai 14 centimetri, un po' più larga, sui 3-4 centimetri, con una riga in mezzo. Pronto? Sono di qua, eh? Ok? Adesso dovete fare una cosa, un lembo lo tirate dentro dalla parte sopra, ok? Un lembo lo tirate dietro dalla parte sotto, quindi uno sopra e uno sotto e vi viene fuori la treccina, ok? Ci siamo? Quindi lo allarghi un po', una parte sopra e tiri e una parte sotto, quindi così, come creare una S. Anche perché se le fai tutte e due sopra, provaci, te vedrai che si slega, cioè torna normale. Ok? Quindi uno, due, tre, abbiamo anche questa. Sì, ok, perfetto. Ah, non si rompe niente. Qui li mettiamo più distanziati, eh? Perché dovranno li... qui, così, ok. Bisogna chiuderle bene, così. Se slega, vedi, ti torna normale, quindi ti accorgi che hai sbagliato. Una parte sopra e una parte sotto, brava. Ok. Li facciamo lavorare allora, spostate, sì. Ah, uguale. Allora, vi spostate, ragazze, guarda, venite, si gira nell'angolo qua. Ok,
voi venite qua, tanto dopo adesso i croissant che sono un po' di più, vi fate voi più l'altro gruppo, venite qua, venite, 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 dai, prego, di là. Allora, il croissant ovviamente lo dividiamo facendo attenzione dalle parti rosse, ok? Cerchiamo di dividerlo. Come dovete fare? Questa è un'operazione un po' delicata. Allora, prendete con la mano sinistra o destra, in base a come siete mancini o meno, la tenete leggera. Poi, con la mano leggera, con una mano leggera, la allungate leggermente senza strapparla, perché la vedete. Allora, la prendiamo, la allunghiamo, oppure qualcuno fa così, ok? Leggermente però, dalla parte più, cominciate ad allungarla leggermente senza strapparla. Poi vi mettete così, la punta la attaccate un attimino al tavolo, leggera, poi cominciate a piegarla piano e cominciate ad arrotolarla. Ok, e la parte che avete schiacciato l'ho schiacciata apposta perché poi rimarrà attaccata alla fine. Ok, ve ne faccio vedere un'altra. Guardatemi, leggera. Quindi la parte rossa sotto, la parte colorata, cominciate ad allungarla piano, 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 piano. La attaccate. Ok? E due. Andiamo, l'ultima, poi fate voi. Attaccate la punta. Cercate di essere precisi nel giro. Vai, ne vanno 15 per lastra, ma ne fate solo una lastra. Ne fate solo una lastra. Le altre? La punta sotto, sì. Le altre che fate le mettete così vicine, ok? E poi quando avete fatto la fila le mettete così, ok? Attaccate, ok? Quindi 15 nella lastra, il resto. Dai, aspetta, questa qua, certo, tu sei qua, sei fortunato, sei vicino, ok, ferma, adesso con le mani, allora, e attacchi, oh, dai, giro come hai dato te, ok, due giri, senza schiacciare. Poi adesso ti fermi con le mani, fai così. Fai questa cosa qui. Qua arriva qui, col palmo qui. E piano piano la porti alla fine. Ok, quando arrivi alla fine, qua brava, premi e ve ne mettete 15 in riga. Benino. Fanne un'altra. Allora, guarda, così, una mano così. Te sei mancina? Sì. Ok, benissimo. Allora, leggero. Ti prendi con le mani qua e poi, come se la accarezzi, ma quella pressione leggermente più forte che la trascini pure. Ok, quindi... E deve essere tutto uguale, ok? Brava. Fino alla fine. Deve diventare lunga così. Benissimo. Te la giri. La punti, dai un piccolo giro così e poi con questa parte qua della mano, vedi, è un gioco, diventa un gioco, vedi, cominci a
arrotolare. Se ti accorgi che vai storta, risrotoli, perché deve essere la giusta distanza di ogni giro, ok? Qui un po' più stretta, un po' più stretta. Allora, qui te lo pieghi bene, così. Ok? Che parti stretta. E poi... Ok? Mettetene 15 sulla lastra, io vado avanti. Guardi te. Ma no, teniamoci anche sui 26 effettivi. 27, sì. 28. Sì, sì, sì. E questo è un burro che va alla grande. Sì, sì. Ho fatto anche dei miracoli a 30 gradi, ma non lo dico a nessuno. Allora, allarghiamo l'altra massa colorata. Allora, questa rossa si attacca un po', ok? Questa nera è più solida, ci troveremo meglio. Sì, sì, sì. Allora, allora, allarghiamo da questa parte. Sì.
Sì, tutto in lievitazione. Umidità. No, era accoppiata. Sì, mettila, mettila. Era accoppiata all'incontrario quando l'ho accoppiata io. Va bene. Poi se la apriamo ci fa un getto troppo importante, ce la può bagnare troppo. Ok, partiamo senza. Partiamo senza, poi magari la accendiamo 5 minuti e poi magari la ritogliamo. Sì, vanno benissimo, queste le mettiamo un po' più, perfetto ragazzi, queste potete metterle anche così ragazzi, ok? Le potete mettere così perché non succede niente, l'importante è che le mettiamo subito in un abbattitore. Allora, come on, è arrivato anche il vostro turno, vedi? Due e mezzo sicuro. Allora ragazzuoli, state tanto appiccicati, state un pochino distanziati, grazie. Allora, ci diamo il cambio, tanto adesso facciamo anche uno per te. Una per te. Allora, parte nera sotto. La tenete così? Leggera. Allora, vengo dalla parte vostra. Così. Mano davanti. Così. Fate così? Ok. Allora, la prendi leggera. La carezzi leggera. La tiri e la carezzi leggera. Una carezza che però tira via anche la pasta. Cioè, piano piano. E scorri con la mano perché devi allungare tutto alla stessa maniera, ok? Vedi che diventa lunga? Accarezzala di più e diventa lunga, ok? Una volta allungata, un po' di più velocemente perché le vostre mani sono calde, scaldano la brioche e fanno malissimo, se sei molto caldo, quindi te faccio fare i saccottini, vado là. Allora, guarda, la spingi bene, non esagerato, ma la spingi bene. Ancora un altro giro, bene, ok, basta. Adesso, piano piano, senza, la porti fino alla fine e la chiusura deve stare sotto. Ok? Quindi 15 sulla lastra, altre due ragazze qua, una qua. Le buffalini ce la fai. Vuoi fare? Ragazzi, ci vuole le mani un po' giuste, eh? Se avete le mani calde dovete essere veloci, quindi prendere dimestichezza, altrimenti il burro si scioglie e viene male. Allora, qua io di solito uso le righe, il righello, tutto, oggi facciamo un po' a mano. Possiamo andare anche di là magari. Sì.
Allora, prendi. Dai, tre vanno di là, tre persone di là. Siamo di là. Il? Ce l'hai? Sì, dammela, va. Sì, sì. Ok, adesso questi vanno prima lì, incidiamo, sì, anche 20 giorni. Sì, sì. Con sta farina qui, io ho messo, avevo fatto la scorta sotto Covid, dopo un mese e mezzo ho avuto le brioche perfette, con la farina tipo 1 non mi è venuto più niente. Allora ragazzi, questo li prendete, allora la bicicletta, allora, barrette. Allora, la parte del taglio deve rimanere sopra. Quindi come dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare che la parte sotto la arrotoliamo fino a che non mi rimane la parte. Ok? Quindi la parte del taglio va sotto. Ok? Mettiamo una barretta qui. Chiudiamo. Una barretta qui e andiamo a chiudere. Qua vedete come l'ho lasciato io? Non l'ho lasciato sotto così. Questo, lievitazione si apre. Deve stare così. Cioè la chiusura deve stare al lato. Quando lo mettete a lievitare deve stare così. Mai sotto perché la spinta lo apre. Ok? Quindi quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, la chiusura me l'hai messa, bravo. Allora, esatto. Perfetta. E quando sei qui la premi leggermente. Ok? Perfetto. Come così? Allora. Bravo. Allora, questa è un po' più corta. Allora, questa la premi e la chiudi completamente. Poi la metti qua, qua, qui, non è che e vai fino a chiusura, ok? Leggermente premi, l'importante è che la chiusura sta, ok? Quindi 15 lievitazione, il resto le mettete via insieme a quelle rosse o quelle nere. Più distanziati a 5x3, 5x3, esatto. Questo è 40x60? Ok? Ci siete?
Se te concevi là, io mi fido della tua esperienza. Ma no, dai, dai. È acceso quello? Ok, allora metteci il panettone vicino. Va. Potresti fare meglio, so che potresti fare meglio. Allora, facciamolo insieme. Leggera allungata, leggera perché le mani sono calde, quindi deve essere meglio. Allora, punti. No, questo non è il triangolo. Guarda, la prima la pieghi bene, la seconda la pieghi bene, e poi dopo, da lì in poi, leggera, vai a creare il tuo cornettino. Ok? I ragazzi hanno fatto i saccottini, metteteli dritti bene. C'è già a lievitare. No, no, potete avvicinare, avvicinate, avvicinate. Tanto qui congelate tutto, non si attacca a niente. Guarda. Attaccateli una sopra l'altra. Allora, ci abbiamo ancora un pirottino d'acciaio libero? D'alluminio? Se ce l'abbiamo libero vi faccio vedere una cosa. Allora, vi faccio vedere una cosa molto carina. Finite le brioche. No, ma era tagliata male. Allora, due cose vi faccio vedere. Devo fare solo una cosa per farvi vedere loro. Basta uno, se ne vuoi per 5, 6, 10 ci faccio anche altre cose. Allora, qui ci sono gli scarti. Come possiamo adoperarli? In questo modo. Abbastanza importanti, eh? Allora, andiamo. Ah, una parte va su, una parte va giù. Ok? Mentre facciamo così li allunghiamo, poi cominciamo a girarlo e questa parte qua la mettiamo leggermente sotto. Questa in cottura la lasciate lievitare, quando ora di cuocere potete mettere un po' di crema, cioccolato, niente, una glassa alle mandorle, no? Una danese. Poi un'altra cosa molto bella. Allora, guardate, fate una treccia, sì. Ok? Così? Quando arrivate qua, arrotolate. E mettete dentro uno stampino d'alluminio imburrato, ok? Lieviterà, questa parte tutta intrecciata farà tipo un funghetto, molto carina, è una parte modernissima degli ultimi, ok? Una leggera spruzzatina, e poi ci mettiamo dentro questo, ok? Quindi, prendiamo, allunghiamo, quello che viene, viene, non è un problema. Allunghiamo e poi giriamo così, così, come vi pare a voi, ok? Questi sono tutti i recuperi che però venderete a 1,10 € al pezzo, ok? E i recuperi giornalieri fanno la differenza. Potete anche mettere dentro gli stampini, sì? Ok? Va bene, a posto. Ok, andiamo avanti con altre stese. Adesso facciamo la mandorla.
Scusate. Li unisci, sì, adesso questo è solo per cuocerli, per non buttarli via. Di solito quelli così se li mangia il personale. Sono molto contenti. Allora, stesa. Allora, coltellino. Do il coltello. Largo. Allora, uno, finché finisco. Allora, pasta di mandorle. Sei qui apposta? Una volta se mangiava più, adesso non so. È finita la pacchia. Allora, diciamo che andiamo a creare dei pezzi più o meno importanti, che poi con le mani andiamo ad arrotolare, non troppo lunghi, questa cosa qui. Ok? Prego. Cosa? Io meglio che non ve racconto, ragazzi. È meglio che non ve racconto, però è il tipico esempio che purtroppo a 14-15 anni non c'hai proprio la testa proprio per decidere il tuo futuro e quindi sei un ragazzo come tutti e fai anche le stupidaggini. Però dopo cresci, la scuola finisce, la macchina bisogna comprarla, non c'è sempre babbo e mamma che mantiene e comincia la vita vuol dire che bisogna andare a lavorare per mantenere la macchina all'inizio e poi dopo entra il lavoro, entra nel cuore, se ce l'avete, no, il cuore, se avete la passione per questo lavoro qua. Io avevo la passione e è andata, però ero qui con voi. Io mi ricordo benissimo quando arrivavano gli esperti a fare le lezioni, ok? Quindi va bene. Allora, per le girelle però ci vuole la crema fatta. Dieci. 2,80 fai? Sì. 2,80 di zucchero, poi 2,80 di zucchero, fate 35 di amido di riso.
e 35 di amido di mais. Li potete mettere insieme. Allora, latte prendiamo caldo fresco. Sì. Metti anche la panna. Io di solito faccio 800-200, ma se ce l'hai bene, se no non importa. È aperta? Ok. Allora, 35 e 35, li metti insieme. 2,80, quelli per ultimo. Poi miscelate 800 grammi di latte e 200 grammi di panna insieme. Un chilo in tutto, ok? Poi gli amidi li mettete insieme allo zucchero. Sgusciate le uova, che sono 10 tuorli, ok? Così fatto. E parto da tara. Prendi un cucchiaio e levalo. Mi raccomando, precisi, Dobbiamo andare un po' svelti, ragazzi, perché qua sento che la pasta... mi prestate un coltello, per favore? Mi fate dare un altro coltello, questo perché è proprio molto preciso. Allora, intanto oddio, ma appiccica le mani. Un pochino sì. No, li miscelate con la frusta insieme allo zucchero. Buccia di limone e vaniglia, se c'hai. Sì. Allora, ragazzi, guardate. Allora, stesso ragionamento. Allungate un tantino, leggero, leggero proprio, meno di prima. Ok? Poi prendete la pasta di mandorle, la mettete al centro. Guardatemi. Guarda. Dopo fate, continuate. E cominciate ad arrotolare. Ok? E poi le mettete 15, il resto a lievitare. Il resto in congelatore. Arrivate fino alla fine. Quando arrivate alla fine della pasta di mandorle, che l'avete finita tutta, fate i croissant normali. Ok? Sì, mette tutto in lievitazione. Passate 2-3 pezzettini a sto ragazzo, per favore. Come ti chiami, scusa? Nicolò. Ciao. Allora, ho bisogno di metterla un attimo in abbattitore che è troppo caldo. Questa? Sì, sì.
Queste sembrano più facili, in realtà sono più difficili, perché c'hai lo spessore della pasta di mandorle che ti frega. No, questo non tanto. Cioè, un po' sì, però la brioche cresce, quindi la avvolge tutta. Allora, questa è una versione, poi ci sono versioni più morbide che si mettono col sac à poche. Ma questa è la pasta... Pasta di mandorle. Quella cosa intendevi? Dimmi, dimmi. Marzapane. Ok, 15 in lievitazione, il resto mettiamo tutto attaccato in congelatore. Sì, qualcuno sì. Ma non finite le due? Così. Vai. Allora, l'impasto deve essere più freddo, cioè di solito ho dei tempi un po' più lunghi, ma qua... Si sente le mie mani sono fredde. No, è l'impasto che deve stare più freddo. Ok. Sì. Allora, visto che la facciamo sul fuoco, vi posso far vedere un metodo? Ce l'abbiamo la planetaria disponibile con la frusta? Sì, la frusta è lì dentro. Che cazzo è sta roba? No, lo montiamo prima di incorporarla. No, questa va bene. Qui cosa c'è? Gli amidi e zucchero. Ok, adesso... sì. Domani sono a vendere le brioche, quindi le potete comprare. Sì, mi sa che vengo su D'Antonio 4 domani per comprare brioche. Allora vieni a trovare in pasticceria. Non ho capito. Dove lavori? Dove lavori? No, lei dove lavora? Lei chi? Lei. Ah, io? Ah, lei, perché mi danno da lei. La Maison de Lys, Viale della Vittoria. Bene, però presentati, perché sennò io non mi ricordo. Dopo ti mandiamo a fare lo stack. Se vuole,
Sì, dai. La crema pasticcera gli faccio vedere oppure dopo agli altri? Allora, la crema pasticcera è una ricetta classica. Prendete la vostra ricetta classica, quella che vi ho insegnato qui a scuola. Stravolgiamo un po' il procedimento. Stravolgiamo un po' il procedimento. Andiamo a montare in planetaria i tuorli con lo zucchero e gli amidi fino a che monta e incorpora molta aria. Nel frattempo accendiamo il fuoco. Quando bolle il latte spegniamo, versiamo questa montata piena di aria nel latte, vedremo proprio che questa aria rimarrà a galla, ci sarà proprio, se ci fosse una pentola trasparente, vedete il latte sotto e questo composto reato che rimane in superficie. Accendiamo, aspettiamo che comincia a bollire, vedete proprio che al lato comincia a venire sulle bolle, appena fa un vulcano centrale il latte viene su dall'uovo, spegnete e girate. 2 minuti, anche meno, la crema è pronta. E soprattutto vi rimarrà attaccato, non attaccato alla pentola. Comunque non so se andate solo a vedere i streaming, non lo so. Adesso la farò con gli altri ragazzi e la vedete perché è molto interessante e soprattutto non dovete cambiare ricetta. Cioè è quella, cambia solo il procedimento. Va bene, andiamo. Sì. Allora, io intanto continuo qua, così dopo facciamo le altre stese. Cappello, piello. Sì. E poi vado su. Dopo c'è versioni più morbide di pasta di mandorle che vanno messe col sac à poche. Questa è una pasta di mandorle. No, ma faccio fare l'altra stesa, così intanto andiamo avanti con le lievitazioni. Adesso questa